comune si è costituito, il giudice si è riservato di decidere sulla base delle eccezioni che abbiamo formulato, perché la costituzione di parte civile ci sembra non fatta secondo le norme codicistiche, in quanto mancava l'allegazione all'atto del collega che rappresenta la parte civile della procura da parte dei commissari prefettizi. Tutto rinviato al prossimo 19 luglio, il Comune di Foggia commette un passo falso nella costituzione di parte civile nel processo per un presunto giro di tangenti a Palazzo di Città che coinvolge l'ex primo cittadino Franco Landella, l'ex presidente del Consiglio Leonardo Iaccarino e altri 16 soggetti tra imprenditori e amministratori locali. Un vizio formale che ha portato il collegio difensivo a chiedere al giudice per l'udienza preliminare di rigettare l'istanza presentata dall'avvocato Matarrese del Foro di Bari. Il giudice ha dapprima sospeso l'udienza per circa un'ora, dando tempo al legale di integrare la documentazione con la procura mancante dei tre commissari prefettizi, che una volta prodotta è risultata però priva di due delle tre firme necessarie per la validità della procura stessa. Tutto da rifare, dunque, il GUP Maria Rosaria Bencivenga ha di fatto rinviato la decisione al 19 luglio, data in cui, anticipano alcuni dei difensori, sarà sollevata anche l'eccezione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni e sarà chiesta la nullità dell'incidente probatorio. Sia per decidere sulla richiesta di costituzione di parte civile, sia per decidere sulle eccezioni che sono già state proposte dai difensori durante l'incidente probatorio, cioè quelle relative sia alla validità delle intercettazioni e sia per quanto riguarda l'incidente probatorio già espletato. Quindi alla prossima udienza, il 19, si discuterà, si solleveranno queste eccezioni che poi verranno sicuramente decise nell'udienza successiva, credo quelle di settembre.